Dire che siamo live. Credo che siamo live. Allora, dovremmo essere live, ma faccio un attimo un Vediamo, check su LinkedIn. Vediamo LinkedIn. Guardo di qua perché ho il cellulare da quest'altro lato. Voglio vedere se becco il flusso. Allora, sì, LinkedIn mi dice che siamo live. Quindi è partito. Lo vedo anche, mi rivedo dal sì. cellulare. Perfetto, Vado allora anche io. ovviamente i primi che si collegano, dateci subito un feedback, diteci se l'audio è ok, se il video è ok, così saltiamo direttamente ai contenuti, andiamo alla ciccia. A me è arrivata anche la Vedo, notifica, eh? sì, arrivano già un po' Eccolo di like, però qui. Allora, ragazzi scrivetemi un collegato, live. commentino, grande. Oh, voi poi condividete il link, poi Sto c'è andando. Francesca che ci dice sì, siete live, perfetto. Oddio, levo l'audio, sennò. Risento l'audio dentro, ragazzi, rientro Sono l'audio. io. Sono io in inception. Allora, sì, ci sono un po' di commenti. Tutto ok, tutto Immagino. ok. Ciao ragazzi, siete già tantissimi. Ciao Luigi, ciao Tommaso, ciao Massimo, Luca, Valentina, Angela, Pietro, Francesco. Se mi metto a salutare, passiamo un'ora. Allora, stiamo facendo questo live. Sai che metto pure il nome del webinar, questo inventato 5 secondi fa prima che andassimo là. Il totale mostra. È da un po' che noi quattro volevamo fare così qualche chiacchierata live. E abbiamo raccolto in realtà delle domande nei giorni scorsi, quindi ne abbiamo già un bel po', anzi penso che non riusciremo a rispondere a tutte le domande, quindi ce le siamo messe in un file e a turno io, Luca, Matteo e Giovanni ne sceglieremo una. E poi ci chiacchieriamo su tutte e quattro. Che ne dite, ragazzi? Assolutamente, Benissimo. grande. Prima di andare a prendere domande, volete dire qualcosa? Volete salutare, presentarvi? Perché ho fatto 2 minuti Salutiamo a chiacchierare solo a casa. io. Giovanni, tu no, ovviamente, dicevo solo agli altri. No, io non parlo io. E poi la cosa bella è che ne parlavamo anche questo in privato. Ogni volta che facciamo le storie, taggandoci quando capita, vediamo poi dalle analitiche che un sacco di gente clicca sul tag a Johnny Cavaliere. Dice: ma chi è Johnny Esattamente, sono quello col Cavaliere? CTR più alto, Assolutamente. Quindi Nessuno mi preservalo, conosce. presentiamoci. Facciamo un giro simbolico. In realtà mi Vai, preparo, vai, vai, Johnny. facciamo 30 secondi a testa. Vai, Giova, presentati. Giusto io per primo, va bene, ok, dai. Allora, niente, insomma, Giovanni Cavaliere, mi occupo di digital da 15 anni, attualmente sono program manager digital marketing manager per LUIS e LUIS Business School e insomma questo. Matteo. Fatto il consulente per molti mesi, ho lavorato in varie multinazionali, insomma, il passato è passato. Matteo, vuoi dire 2 parole tu? Vado, sì, pure molto sintetico, sono Growth Marketing Manager per Elevate, che parte di Adventure Group, molti conosceranno mai Luis Ellabs, che è l'acceleratore, e la nostra sede. Infatti, sto ancora in ufficio, ragazzi, sto ancora qui da noi. E anche io ho un'esperienza abbastanza lunga, anche di fare da più di 15 anni nel digital, e appunto attualmente mi occupo di growth e di consulenza. Luca, vai, così finiamo il giro e andiamo più alle domande. E anch'io condivido lo stare in ufficio come Matteo e Tutti e sono due con contento le con voi. lavagne, Sì, esatto. Che sembra ci siano scritte un sacco di cose importanti, invece le ho fatte io 5 minuti fa. ho scritto Forza Roma. Esatto. Sono fondatore e direttore marketing di 24/7X, che è un'agenzia che si occupa di growth hacking. E prima di fare questo, per anni ho fatto consulenza e formazione, sempre appunto in ambito growth hacking, lavorando sia con startup e grandi aziende in Italia e all'estero. Allora, io, vabbè, siete sul mio profilo, quindi non mi presento. Siete sul profilo sbagliato, se devo dire qualcosa. Faccio quello che va a pescare la prima domanda, Vai. quindi ce n'era una che mi piaceva parecchio, quindi direi di iniziare a rispondere con questa qua. Allora, ragazzi, come vi dicevo, noi le domande le abbiamo già raccolte nei giorni scorsi, quindi ne abbiamo una bella lista, però ovviamente se ne vengono fuori altre durante la live,
e se qualcuno avesse delle curiosità extra sulle cose che stiamo dicendo, scriveteci pure e proviamo magari anche a prendere qualche domanda live. Ho fatto l'errore di non aver segnato chi ha fatto le domande, quindi ho la domanda ma non ricordo chi l'ha fatta, vabbè sti cazzi. La prima va così. Allora, la prima è, career coaching, come distinguersi dalla concorrenza? Mi piaceva perché è abbastanza ampia, abbastanza generica per iniziare, quindi c'è qualcuno che vuole dare qualche primo spunto oppure parto io, visto che l'ho incollata io questa? Parti. Vai, vai. Silenzio assoluto. Facci vedere che sai fare. Vai. Allora, questa qua mi piaceva parecchio, perché secondo me è un tema, forse tra le domande che avevamo raccolto, era una di quelle più generiche che si adattano a vari casi, quindi magari c'è il freelance che gli interessa distinguere dalla concorrenza, c'è la startup, l'azienda che gli interessa la stessa cosa sul suo mercato, il professionista, o magari anche lo studente che è neolaureato, che deve posizionarsi sul mercato del lavoro e vuole in qualche modo distinguersi dalla concorrenza. Quindi mi piaceva iniziare con questa qua perché era abbastanza ampia come, come range di risposta. La mia risposta è basata su una ovviamente una deformazione professionale, no? Quella che è l'esperienza diretta mia. Io sono un grande fan dei contenuti, questo lo sapete, se siete sul mio profilo LinkedIn ci siete probabilmente per questo motivo, perché leggete le cose che pubblico tutti i giorni sui miei canali, eccetera, eccetera. E quindi inevitabilmente quando faccio riflessioni di questo tipo per me si parte sempre da quello. Farei un passettino indietro prima, e il passettino indietro che faccio è quella nell'identificazione dei propri, diciamo, delle proprie caratteristiche, no? Se vogliamo, delle proprie caratteristiche, dei propri valori. Ho fatto un video non molto tempo fa dove dicevo le aziende dovrebbero parlare meno dei prodotti e parlare meno dei valori, e questa per me è sempre stata un po' la chiave del distinguersi dalla concorrenza. Cosa voglio dire? Voglio dire che in un mercato super saturo, in qualsiasi mercato super saturo, soprattutto oggi, nell'epoca che stiamo vivendo, sempre di più chi si trova dall'altro lato, i clienti, i consumatori, soprattutto le nuovissime generazioni, fanno molto spesso delle scelte che sono basate sui valori aziendali, e allora il valore aziendale acquista un'importanza sempre maggiore. E questo ovviamente è teorico, no? È strategico, se vogliamo. Poi concretamente come si mette a terra questa cosa, come la si trasmette, secondo me il come poi diventa con i contenuti. E quindi che siano i podcast, che siano i video, che siano i blog, che siano i libri, le conferenze, i contenuti nelle loro mille forme, nei loro mille formati, secondo me sono il modo migliore per farsi distinguere dalla concorrenza sul mercato. E questo, perciò dicevo, questa è una riflessione che io credo valga un po' per tutti, cioè questo è il consiglio che do ai miei clienti quando si tratta di aziende, di startup, ma che sto dando anche ai miei studenti, quindi anche ragazzi di 20 anni che mi dicono: arrivo domani sul mercato del lavoro, mi voglio distinguere da tutti quelli che sono in giro, che mandano tutti quanti lo stesso curriculum, con le stesse esperienze, le stesse lettere di presentazione, che devo fare? E quello che gli dico io è: se ti cerco in rete, cosa trovo di te? E questa secondo me è quello che fa un pochino la differenza oggi. Passo la palla a voi. Ma io mi viene in mente, non puoi distinguerti dalla concorrenza se non sai qual è la concorrenza. Non puoi avere percezione di cos'è diverso, e se prima non parti da uno studio molto approfondito appunto dello scenario in cui ti vuoi muovere, no? In cui ti vuoi inserire. Quindi ti direi: parti dal comprendere molto bene il contesto, studiare il posizionamento delle altre persone, come si raccontano gli altri professionisti, e facendo questo lavoro mettendoti nei panni di quello che è appunto la persona a cui ti rivolgi. Quindi se fossi il tuo cliente e cercassi la tua soluzione, andassi su Google, che tipo di ricerche faresti? E dopodiché chi è che compare primo, chi è che effettivamente sta occupando quel posto in questo momento e cosa porta di valore sul mercato? E dopodiché, mixandolo a quello che diceva Raffaele, cioè capire anche qual è la tua unicità, cioè non devi inventarti cose che non sei, costruire castelli, basta capire effettivamente qual è un qualcosa che ti riesce magari facile e bene ed è di valore per le persone a cui ti rivolgi, e poi includila insomma nella tua strategia. Sì, sono d'accordo. Chiaramente l'analisi dei competitor, lo stato di quel mercato e quali sono insomma tutti i protagonisti, fondamentale. Poi la domanda che faceva sempre quello che ha citato Raffa, no? Del fatto dei giovani che chiedono il posizionamento, mi capita anche a me,
però in quel caso mi sento di consigliare prima la gavetta, secondo me, poi iniziare a pensare un pochino alla posizione, perché spesso mi fanno questa domanda, no? Dice, sono giovane, entro sul mercato, come mi posiziono? Secondo me prima incominci un po' pure lì a sperimentare, a vedere un po', no? Approfitti della gioventù per iniziare a coltivare anche la multidisciplinarità, cioè cominciare a vedere dove ti puoi meglio, e poi secondo me successivamente incominci a porti questo ruolo e posizionamento che magari riguarda un po' più noi o un altro tipo di professionista. Non so se sei d'accordo su questo. No, questo è assolutamente vero. Secondo me è importante in una prima, diciamo, fase, avete già detto bene voi, però capire veramente il contesto di riferimento, perché non ha senso, secondo me, quando uno, per esempio, cerca lavoro, cercare di capire veramente fino in fondo quella realtà per potersi rendere molto, diciamo, appetibile, perché per somigliare a quel tipo di azienda, di quel contesto, appunto, spingere, cioè adeguarsi troppo, secondo me, alla lunga non paga, perché poi magari c'è diciamo, si passa, diciamo, l'insoddisfazione e via discorrendo. Ciò che dice Matteo è assolutamente vero: prima provare un po' di ambienti, capire cosa si può offrire davvero in più, cercando di sicuramente valorizzare ciò che si ha, quindi gli attributi valoriali maggiori che uno ha, però senza snaturalizzarli, ecco. Non dobbiamo vendere l'anima perché dobbiamo raggiungere quel risultato, ecco. Ti voglio fare una domanda, Giova, scusa, ora faccio io la domanda. Nel caso in cui tu dovessi assumere qualcuno in Luis, no? Cioè, questa curiosità, sì. nel tuo dipartimento, tu guardi di più una persona, parliamo di un junior per ora, ok? Guardi, sì, di più una persona posizionata, verticale, con un forte focus su quella specifica, o invece soft skills? Guarda, sulle figure junior, per me l'ultima cosa sono le competenze specifiche. In un contesto lavorativo, quindi giornaliero, e quindi di medio-lungo periodo, prenderei prima, diciamo, una persona che a pelle mi faccia stare bene, insomma, che e io, diciamo, metto a suo agio la persona davanti a me. Quindi per me le competenze vengono subito dopo, non andrei su qualcosa di molto specifico, perché poi magari è molto forte su una tematica, però poi ci sono, tra virgolette, conflitti caratteriali, non so, penso a permalosità, eccetera, perché poi comunque io sono un tipo molto da battuta, eccetera. Quindi, diciamo, quell'aspetto per me è più importante. Le competenze poi verranno, stanno pure a, diciamo, a me, che poi coordino la persona, e al contesto che poi uno riesce a creare, ecco. Tra l'altro, cosa che diceva Giovanni, perché mi è capitato di parlarne proprio con uno studente al master la settimana scorsa, che abbiamo visto insieme il suo curriculum, lui doveva fare un colloquio, mi ha chiesto qualche consiglio, eccetera, eccetera, e Giovanni ha parlato di saper mettere in risalto poi le proprie caratteristiche, e una cosa che ho detto a lui e che mi sento di aggiungere adesso a questa risposta è: l'errore che fanno in tanti, secondo me, soprattutto i più giovani, nei curriculum, è fare l'elencone, proprio così, elencone di corsi che ho fatto, elencone di esperienze che ho fatto, dove dice dal 2012 al 2013 marketing manager, dal 2013 al 2015 addetto alle vendite, che non significa assolutamente nulla. Spostate il focus su quelle che sono le attività che avete fatto, i risultati che avete ottenuto, le persone con cui avete lavorato, aziende, numeri, budget, eccetera. Cioè, quella roba vale molto di più di una data e un ruolo professionale, perché di 100 curriculum che arrivano, 90 lì sopra ci hanno scritto marketing manager, e la differenza non c'è, almeno per chi legge. Tra l'altro mi veniva in mente, mentre parlava Giovanni, una nota su questa cosa del posizionamento. Tante cose del digital marketing con i digital marketer non funzionano, nel senso che, parlando del discorso assumere, no? Nel caso particolare del marketing, se mi si presenta uno che ha il blog, il suo flusso di lead generation, il suo ebook è famoso per fare X, a me non mi frega niente, perché quando guardo questa cosa io so esattamente quanto tempo ci ha messo, mi comunica che è una persona organizzata, magari, che è sicuramente uno spirito imprenditoriale,
ma io non ci casco nel posizionamento perché so esattamente quali sono le dinamiche che ci stanno dietro. Quindi nel settore del marketing, come diceva Giovanni, anch'io guarderei le soft skill prima di, però lui ha fatto uno speech all'evento sul SaaS marketing, quindi è forte coi SaaS. Ma che vuol dire? Pure io se mi ci metto in 6 mesi e faccio lo speech, mi posiziono sul SaaS marketing, non è una cosa incredibile se sai come funziona. Vai Luca, pesca la prossima, dimmi il numero che la incollo. Ok. Allora fammi vedere, io ti direi, abbiamo un bel menu in realtà. Io ti direi, dai, facciamo la 3. La 3 è interessante. La 3? Sì. La 3 è un classico. Sì. La 3 è un classico. Allora. Ora, come vai. Faccio a guadagnare senza lavorare? No, qualcuno ha chiesto, ma c'è una certificazione mondiale o nazionale per il growth hacking? La pronuncio bene perché c'è Steve che nei commenti già è venuto a cazziarmi perché l'ho pronunciata male. Growth hacking. Questa della certificazione è un grande classico. Vai Luca, inizia tu che l'hai scelta. Guarda, vi faccio un tipo la storia delle certificazioni sul growth hacking. In principio era San Francisco. E nell'area della valle avevano fatto un evento che esiste adesso, c'è un evento, un percorso che si chiama Tradecraft e che ha diverse linee, è un master, diciamo, anche parecchio costoso, e che per la prima volta aveva un circuito su growth, quindi user acquisition, eccetera. E quello è stato il primo caso al mondo in cui tu potevi avere un pezzo di carta che dove c'era scritto tu sei bravo a fare growth. Roba che costa 12.000 euro a quadrimestre, una cosa del genere. Però ti faceva lezione Paul Graham e questi qua. Poi dopo un po', 2015, ha aperto in Europa Growth Tribe, che è una sua academy di growth hacking. Sono cresciuti tantissimo, stanno a Londra, ovunque, hanno 1.000 sedi. Infatti i founder ci hanno perennemente nell'headline su LinkedIn, we're hiring, stiamo assumendo. Da 3 anni stanno assumendo, sempre, tutto l'anno. E poi invece, parlando di scenario nazionale, probabilmente la cosa più accessibile online è la masterclass che abbiamo realizzato io e Raffaele anni fa, che nonostante sia creata anni fa, parlando di un metodo, i pilastri sono sempre gli stessi. Quindi il growth hacking non invecchia, è quello, quindi le basi sono sempre valide là dentro, e che ti rilascia ovviamente un certificato. E poi nel tempo sono nati ovviamente anche qualche percorso di formazione, master in Italia, però ovviamente diciamo quelle che fanno capo a enti internazionali sono sicuramente molto più spendibili, anche perché appunto più ti avvicini alla Silicon Valley e più le persone che ti rilasciano questo pezzo di carta sono le persone che se lo sono inventato e quindi vale ancora di più. Posso dire la mia cattivissima sui pezzi di carta? Vai. Voglio definire la mia, mi sa che io, vai. Io odio i pezzi di carta, io non capisco questa folle ricerca continua dei certificati, degli attestati, che è una cosa tutta italiana e che mi ripetono di continuo, cioè veramente è una cosa che a me sta proprio antipatica dall'interno. Ho letto certificato nelle domande e te te pareva c'era qualcuno che doveva chiedere la certificazione. Ma proprio di burocrazia, capito? Di sì, esatto. Sa proprio di iscrizione all'albo, capito? Devi essere iscritto all'albo dei growth hacker, così puoi fare la professione. Ma c'è pure il professionistico growth hacker. È il sindacato. Io personalmente non credo nei certificati. Credo nel fatto di saper fare le cose e dimostrarlo, più che un pezzo di carta che ti dice, come dire, che lo sai fare o che lo sei, eccetera, eccetera. E non credo che un corso ti possa dire che tu sei quella cosa, no? Spesso faccio la provocazione, ma se mi vado a fare un corso per pizzaioli, posso dire di essere un pizzaiolo una volta uscito da lì? No, devo fare le pizze per fare il pizzaiolo, cioè, diciamo, non magari cambia. Magari il solo pizzaiolo del mondo, non so che adesso non c'ha nessun certificato, no? Non so il numero uno, però... Quindi, come diceva Luca, sicuramente esistono degli enti, delle realtà che rilasciano qualcosa, che sono però più, se vogliamo, degli attestati, forse è quella la parola giusta da dire, sono degli attestati di partecipazione, tutto qua. Lo dico perché mi è capitato anche a me, ho lanciato da relativamente poco questa academy online, questa scuola online che si chiama Growth Program, e una delle cose che mi chiedete più spesso è: Raffaele, ma tu ci rilasci il certificato?
e ho detto non vi posso rilasciare nessun certificato, cioè come faccio a certificare che se io faccio delle lezioni poi dopo voi quelle lezioni effettivamente le seguite, le mettete in pratica e le sapete fare. Quello che ho introdotto sono degli attestati di partecipazione e quindi posso dire che quella persona è un anno che segue il mio corso e basta, diciamo, oltre quello non posso dire. Ma in linea di massima io sono contro attestati e certificati e sono a favore della ciccia, diciamo, di fare le cose e dimostrarle sul campo con i risultati. Poi non so cosa ne pensano Matteo e Giovanni. Matteo, mi sembra di capire che la penso. No, io sono testimonianza umana, nel senso, io faccio il manager in un'azienda, abbastanza importante, in fondo il venture capital, forse è più importante in Italia, con quei obiettivi d'Europa, e non ho certificati, non ho fantalauree master, però sono diventato molto più saggio. Io una volta questa cosa qui la vedevo un po', no? Ero un po' forse esagerato al contrario, nel senso che per me era tutto learning on the job, però poi col tempo, con la saggezza che si acquista negli anni, ho capito anche che ci sono delle persone che hanno bisogno di una didattica molto strutturata, che comunque non c'entra niente il certificato, ma quello è semplicemente un apprendimento più strutturato e più scolastico. E ci sono persone tipo me che io ho imparato tutto sul campo, ma per mia capacità e modalità, non è che sei meglio o peggio, però sicuramente non trovi lavoro grazie al certificato, perché questo è tanto più nel nostro ambito proprio, a me per esempio per assumere qualcuno non me ne può fregare di meno, una persona ha preso 110 lode, ha il master da qualche parte, se poi la vedo e non so fare nulla, insomma, per cui voglio dire, viceversa uno può averci anche la terza media, però se è una persona di cultura personale e ha capacità sul campo. Nel frattempo nei commenti c'è una bella discussione sui certificati, siamo un centinaio di persone live e ci sono un botto di commenti. Sono partiti i flame, ovviamente, chi è a favore e chi è contro, ma giustamente qualcuno dice a volte non siamo noi ad avere necessità del certificato, ma il datore di lavoro dall'altro lato, o se ti paga un corso, o se ti vuole assumere, vuole un riconoscimento formale del fatto che tu effettivamente sei stato un anno a seguire quell'argomento. Quindi mi rendo conto di essere stato estremo con la risposta, in alcuni casi, esatto, anche se non ha valore, no, è comunque necessaria in alcuni contesti. Beh, secondo me... Sì, esatto, nel senso che secondo me sul growth hacking, diciamo che magari non è probabilmente molto necessaria, diciamo, una certificazione, perché poi il fatto devi fare le cose, devi portare i risultati, punto. È un po' come pure le certificazioni di Google per Google Ads, eccetera, che io trovo, diciamo, vabbè, una strategia di Google, eccetera, però trovo abbastanza inutili, perché adesso ci sono più persone certificate Google Ads diciamo, esperti di Google Ads stesso. Però poi dopo le conversioni devi portare a pochi euro, ecco, e quindi alla fine conta il risultato e l'esperienza che hai fatto su categorie di prodotto molto, molto diverse, quello fa la differenza. Mentre invece mi aggancio un po' a quello che vivo anche io in Luis, perché poi tra le varie attività facciamo proprio lead generation su master da migliaia e migliaia di euro, anche da 10.000 euro 20.000, anche ci sono anche gli MBA, ovviamente ci sono delle certificazioni, quelle di master, quelle riconosciute da università, ovviamente, che servono. Ovviamente servono se diciamo l'università è un'università che gode di una buona reputazione, che sia diciamo nei ranking mondiali, eccetera. Mi viene in mente, per diventare un top manager di una multinazionale, probabilmente ce la puoi fare anche senza un MBA, però l'MBA ti aiuta tantissimo. Ma infatti forse noi abbiamo specificato nel growth hacking e nel digital, diciamo, ovviamente se vuoi fare un lavoro corporate assolutamente, ovviamente non sto negando che per fare il medico non devi aver fatto l'università, esatto. Assolutamente no, sì. Una bellissima risposta per chiudere, scusa, sul discorso invece. Se non vi interessa il discorso corporate, ma l'esperienza, tutto quanto, ci sta un bellissimo episodio di Stephen King, se non sbaglio, in cui qualcuno gli chiede: io scribacchio, scrivo, ma ho scritto una cosa, ma sono uno scrittore, come faccio a dire che sono uno scrittore? E lui gli dice: guarda, è molto semplice, tu scrivi tutti i giorni? Lui: sì, allora sei uno scrittore. Questa è bellissima, ti alzi la mattina per scrivere, per me sei uno scrittore. Sono scrittore. Sì. Quindi se lo fai, lo sei,
se fai un'altra cosa o lo fai sei l'altra tanto, cosa. Chiudo con una battuta di Roberto Verde nei commenti, che ha detto ci sono più certificati di Google Ads che effettivi Google Ads che girano, quindi è vero. Sì, appunto. Marta, pescane una tu, dai, che la incollo. Vediamo, dimmi un numero, cosa ti piace? Vediamo, andiamo proprio sul concretone. Vai. 14. Tiene una tosta. La 14? 14. Ah, questa ci sta, generation, dai. Per cui, dai, andiamo un po' sul concreto e poi qualcuno ci dice voglio i trick per fare... I tool. Voglio i tool e voglio i trick per fare lead generation. Spariamo pure questo, dai. Vai, allora inizia tu. Qualcuno chiede come fate lead generation con i vostri personal brand? Allora, io la faccio anche se in realtà non vendo prodotti con il mio personal brand, ma non al momento. La faccio totalmente in inbound, cioè dovrei fare un passo indietro. Diciamo che iniziando a fare professionista ho iniziato a generare, seppur piccolo, però un volume di ricerca sul mio nome, anche semplicemente quando dai un biglietto da visita a uno, no? Quello poi cosa fa? La maggior parte delle persone ti va a googolare. Per cui il personal branding, anche a chi non lo vuole fare, no? Perché sono molte persone che si oppongono, dicono no, non voglio mettere in mostra, ma la verità è che le tue informazioni da qualche parte stanno, perché se tu cerchi il tuo nome e cognome, tu stai da qualche parte. Allora il sito web a cosa ti serve? Ad avere il controllo delle tue informazioni. Per cui io, così ho deciso io cosa comunicavo, quando cercavi Mattaliotta a te sul mio sito, dicevo io cosa dirti, dicevo io di dirti chi sono, cosa sono, eccetera, eccetera. E di lì faccio anche lead generation. Questo più per deformazione professionale, perché mi rode che passa la gente sul sito e non genero nulla, diciamo, di attention, per cui è una deformazione professionale. Però in che ambito lo faccio? Chiaramente, come diceva anche Raff prima, sempre nell'ottica del valore, dunque dando dei contenuti. Io nel mio caso ho tirato giù dei framework che io utilizzo tutti i giorni. Uno famoso è il famoso CavoScript, cioè famoso per chi, insomma... ha visto su questo tipo di post è famoso l'avete famoso voi poi perché altro è famoso esatto e dunque oppure la Laser Target, insomma serie di strategie, penso che qualsiasi professionista in realtà può farlo, perché se si mette lì, si concentra, tira fuori dei framework, delle idee e può darle a chi atterra sul proprio sito, sul proprio ambito di riferimento. Per cui questo è il consiglio: ti spremi un attimo la mente, cerchi di tirar fuori dei framework, delle strategie che adotti tu, che hai creato nel lavoro, e le dai in cambio di per fare io sto fremendo per rispondere. Vai Giovanni, innanzitutto per rispondere a questa domanda, come fate lead generation con i vostri personaggi? Io rispondo, non l'ho mai fatto e non penso che mai lo farò. Comunque, aspetta che ti caccio dalla live allora. Primo, secondo, allora, io penso, l'ultima frase che ha detto Matteo deve essere un attimino, come dire, ridimensionata, perché altrimenti troviamo veramente... ridimensionata nel senso, almeno dal mio punto di vista, perché vedo sempre, ogni mese vedo gente che si inventa di fare il personal branding sul nulla, cioè il personal branding... Cioè, lo deve fare, per come la vedo io, chi ha un minimo di base ed esperienza, altrimenti qua dal giorno alla sera, diciamo, diventiamo tutti esperti di personal branding, facciamo personal branding anche sul nulla, senza un track record, senza nulla. Quindi sicuramente valorizzare quello che uno sa fare, ritagliarsi il tempo giusto, e questa è una tematica che piace molto a Raffaele, però capiamo anche un po' i nostri limiti, perché soprattutto, diciamo, gli ultimi tempi, pure su LinkedIn, vedo gentaglia che mette i cuoricini dentro la job title, i pallini, le cose. Siamo d'accordo, però altrimenti, cioè, se uno ha lavorato per pizza e fichi, ho capito, ma... Però qui dobbiamo fare un passo indietro, secondo me è più collegato a quella prima, cioè al fatto che prima la gavetta e poi ti metti a fare il fenomeno su internet, se mai dovessi farlo. Esatto. Il professionista riconosciuto, secondo me ci sta a fare regeneration, comunque, no? Penso la domanda, spero che l'abbia fatta qualcuno che sia un professionista, perché se no c'hai ragione tu. Io pure vedo dei ragazzi sempre più giovani, gente sempre più inesperta,
che esatto, fare questo. Prendo una battuta dai commenti che ormai è diventato un meme, perché Andrea Di Bitonto, che salutiamo, ci dice: ci sono più personal brand che professionisti. Ormai il template della battuta che si ripete. È vero. Sì, ecco. Vai, Luca, tu cosa dici a tal proposito? Guarda, io negli ultimi anni ho un po', diciamo, abbassato il volume, nel senso dedicato le forze più all'azienda, che tra l'altro anche questo è un tema particolare. Qualche tempo fa ci ho fatto un post, cioè la relazione tra il costruire un brand aziendale e farlo convivere con un brand personale, che magari esisteva da prima ed è più forte. E però ti dico... Cioè, ha fatto un bel post Neil Patel, se non sbaglio, un video su questa cosa, molto bello. Sì, molto bello. Che diceva appunto: io ho costruito Neil Patel, però quando muoio il mio personal brand smette di esistere, e quindi la legacy che ho creato o che lascio ai miei figli, l'azienda, eccetera, come va avanti, boh, da vedere. E addirittura diceva: se potessi ricominciare non farei personal branding, non lo farei così come l'ho fatto, addirittura. E, però ti dico, a livello di canale, su come lo faccio, io un po' involontariamente, 1000 anni fa, lavorando nel mondo delle startup e essendo costretto a fare i pitch per raccogliere fondi, ho scoperto che un canale che domino molto bene sono gli eventi, il public speaking, e quindi ti direi che la scintilla del mio personal branding, e ancora oggi vale questo, è proprio la possibilità di incontrare le persone dal vivo, non solo sul palco, in un monologo, ma poi anche ovviamente nel networking che c'è subito dopo. E quindi in realtà tantissime persone che mi seguono o che partecipano alle mie iniziative sono in realtà persone che erano presenti quando io ho parlato in pubblico, o gli è stato fatto passaparola da qualcuno che era presente quando io ho parlato in pubblico. Quindi direi, se vuoi farlo, ovviamente a patto che tu abbia qualcosa da dire e i dati per poter dimostrare che ha senso che tu sia su un palco e non seduto ad ascoltare, e non c'è nulla di male, cioè sono fasi. Il fatto di avere occasione di condividere conoscenze con in quei termini, se lo sai controllare, è un impatto molto, molto potente. Aggiungo un pezzettino, perché è stato praticamente detto tutto. Ovviamente, come dire, quoto in pieno la questione dell'esperienza e del valore, perché altrimenti, come diceva Giovanni, sono solo delle scatole, no? Delle scatole vuote, bravissime magari sui social a smanettare, a farsi percepire bene dall'esterno, poi, come dire, quando si va sul concreto magari non c'è nulla. Io personalmente, come diciamo, per rispondere proprio alla domanda in maniera secca, i contenuti sono la mia attività principale. Ormai su qualsiasi canale, su qualsiasi formato, diciamo, storicamente ho sempre fatto il blog, che è stato un po' il primo, per chi proprio si ricorda, da sempre è stato il primo canale che ho utilizzato, al quale oggi affianco video su 1000 canali, podcast, libri, come diceva Luca, la parte di public speaking è pure molto grossa, molto importante, e come diceva Matteo è tutto inbound, cioè nel senso io non mi sono mai cercato un cliente, ma proprio manco uno, zero, è tutto contenuto, 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 è tutto valore, valore, valore. Se volete il modello, quello là famoso di Gary Vee, no? Quindi dai, e poi a un certo punto, come dire, ti torna indietro in automatico, e quindi la generosità in questo caso ripaga, e quindi le persone poi atterrano sul mio sito perché hanno letto qualcosa su LinkedIn, hanno visto un video su YouTube, mi hanno beccata una conferenza, si sono comprati il libro, eccetera, eccetera, arrivano al blog, e il blog, che non è manco più un blog, dovrei chiamarlo il sito diventa un po' il punto di atterraggio principale, e lì si iscrivono alla newsletter, mi contattano per magari una consulenza, una formazione, e così via. Quindi il flusso è abbastanza inbound, se vogliamo utilizzare un termine tecnico, ma per capirci è tutto in maniera molto mai forzata, ok? Questo è il termine, cioè nel senso io faccio quella roba perché mi piace farlo, faccio i contenuti perché mi piace proprio la parte di divulgazione, e quella come obiettivo solo parlare di determinati temi, di determinati argomenti, come lo è il webinar di questa sera che ci siamo inventati così con una chiacchierata in chat, e poi di conseguenza succede il resto, cioè succede che le persone fanno un passettino in avanti, e io poi credo, come dire, nelle vendite sul lungo periodo, e oggi ti leggi un post, domani ti guardi un video, dopodomani ti compri un libro, magari fra 3 anni dici: oh, ma mo che c'ho bisogno di una consulenza in azienda, chiamo questo qui, perché sono 3 anni che lo seguo e mi sembra che sa di cosa sta parlando. E ad oggi, diciamo, è la
è la strada che preferisco, cioè tra le tante modalità che ho visto in giro è la strada che preferisco ed è anche sempre quella che consiglio personalmente, ma perché questo è il mio taglio proprio di comunicare, cioè nel senso molto soft, poco aggressivo, poco da piede nella porta, per capirci. Poi non è detto che sia quello migliore in tutti i casi, però nel senso per me funziona ed è quello che mi sento sempre di consigliare quando parlo con clienti, con studenti, soprattutto persone che non hanno un'azienda ma stanno vendendo se stessi, mettiamola così. Sì, poi penso che qua noi quattro, nessuno di noi fa marketing aggressivo, ti vendiamo il coaching, fai swipe up per diventare ricco. È chiaro che alla fine, sì, questa più o meno è la ricetta che adottiamo, di cui possiamo parlare, penso. Giovanni, vuoi pescare una domanda tu? Sì. Allora... Facile, non fai il professore, mi raccomando. No, assolutamente, una semplicissima. Guarda, la 17, così ce la togliamo subito. Però così la rispondiamo proprio, diciamo, secondo me istantaneamente. Prenditi questa responsabilità di rispondere al miglior libro sul marketing. Abbastanza facile, perché è un libro non sul marketing che citerò. No, secondo me è Pensieri lenti e veloci di Kahneman. Per me il miglior libro sul marketing in assoluto, ovviamente per Kotler, Rager, eccetera. Però per me Pensieri lenti e veloci di Kahneman, che è un libro di psicologia comportamentale, ti fa capire veramente, diciamo, che il marketing parte dallo studio del consumatore, e quindi devi capire che cosa c'ha in testa il consumatore, che cosa ci abbiamo noi in testa. Tutto il resto, secondo me, viene assolutamente dopo. Positioning, marketing, 4P, chi si è inventato i 4C, eccetera, viene sempre dopo. Giovanni c'ha il flame facile stasera. Sta carico, ragazzi, sta carico, attenzione. Quindi per me è un libro che ha vinto, ovviamente, diciamo, il premio Nobel per l'economia, e Kahneman. Una certificazione stavolta forse che ha un po' di valore. Sì, dai. Sì. Mica anche se pure là, diciamo, ci sono più fior di scrittori che non hanno ricevuto il premio. Esatto. Vabbè, quindi diciamo il mio secco, diciamo, è questo, insomma. Allora mi posso agganciare? Un altro mi aggancio perché c'è un altro libro molto simile, però molto meno famoso. A me mi piace lanciare le chicche, no? Le cose indie. So già quale dirai. È uno dei pochi che lo conosce. Ma adesso sbaglio, c'è una persona che madrelingua in chat che già ci ha bacchettato qui, sto con l'ansia perché non so come si pronuncia questa cosa. Dan Ariely, non so quale sia la pronuncia, con la Y finale, o Ariely, qualcuno mi ha detto che si dice, Predictably Irrational, cioè irrazionale... Irrazionali in maniera prevedibile, che anche qui è uno studio della psicologia umana, e già il titolo dice di per sé, siamo irrazionali in maniera prevedibile, per cui se sai come funziona l'irrazionalità, cioè quello che non controlliamo, già hai un insight molto interessante del cervello, per cui non è il mio preferito in assoluto, però mi aggancio, perché se mi dici il preferito di marketing sto in crisi, cioè mi esplode il cervello, perché i libri sono un maniaco, ne ho letti tantissimi, eccetera, però sparo sta chicca molto, qui. Vai, molto bello. Mi piace perché hai detto benissimo i libri indie. Sì, sì. Hai detto benissimo che... Esatto, sempre nominare, dai, questo... No, non è... Allora, a questo punto mi... Hai detto benissimo che è un po' la stessa cosa di Pensieri lenti e veloci, però un po' più light. La versione indie, la versione è quella band un po' meno conosciuta, no? Mi accodo a dirne uno che non è, cioè, è difficilissimo dire il preferito, il migliore, il più completo, però uno che ho letto di recente e che mi ha colpito moltissimo è Il Cigno Nero, che è un libro di, in realtà di statistica, che parla degli eventi imprevedibili, appunto i cigni neri, che sono un tema di filosofia sul fatto che noi scopriamo nuove cose. Il nostro sistema di conoscenze si basa sull'induzione, che a livello di logica socratica è un sistema buggato, con un sacco di bug. E per come siamo evoluti, ancora continuiamo ad applicare questo tipo di pensiero, che era utilissimo per scappare dai leoni quando li ha visti nella savana, ma in un mondo così complesso ci rende ciechi a un sacco di cose, che poi di fatto sono le cose più impattanti, nel senso che parla anche di tragedie, disastri...
catastrofi naturali, insomma, impatti, l'impatto di eventi imprevedibili che basta che succedano una volta, nessuno se l'aspettava, però è di fatto ciò che scandisce la storia. Ed è estremamente interessante perché è un libro, lato marketing è applicabile lato bias, lato prevedibilità, impostazione degli obiettivi, anche gestione delle crisi, ed è veramente veramente molto figo, e soprattutto se hai letto anche tante cose di statistica e di filosofia, unisci molti molti punti. Infatti ti stavo per dire, su Factfulness, che sto leggendo, no? Leggendo, c'è proprio un concetto molto simile, che è una sorta di bias, che è la continuità di crescita, no? di un evento, la stabilità di un evento, che è uno dei bias più sbagliati, che tu pensi che siccome, non so, sta crescendo, stanno crescendo le nascite, allora quella cosa lì sarà costante e sarà prevedibile. In realtà no, perché potrebbe succedere qualcosa che... Mm-hmm. Almeno si parla proprio questo, molto figo. Io provo a chiudere il cerchio, perché chi sta guardando questo webinar avrà notato una cosa, la famosa frase "se sei tutto di marketing non sei niente di marketing", secondo me è dimostrata alla perfezione dal fatto che per adesso nessuno dei tre ha risposto con un libro di marketing nel senso stretto del termine. Perché ci siamo letti tutti, la facciamo. Perché poi le cose veramente interessanti, come dire, veramente utili e che veramente ti aprono la mente, ci sono quando ti vai a leggere altre cose, e quindi pigli la filosofia, la psicologia, la statistica e cose. Cioè, ultimamente alle persone che mi chiedono di fare belle letture, gli consiglio Taleb, Harari, cioè gli consiglio sta roba così, non gli dico sì. Kotler o Seth Godin, per capirci. Però diciamo, voglio provare invece a rispondere con un libro di marketing, che è un super classico in realtà, ma che hanno letto in pochi quelli della nuova generazione, che è il Cluthren Manifesto. Ed è un libro che secondo me è talmente importante, talmente rilevante per quello che facciamo oggi noi online, e che ovviamente per chi ha qualche annetto in più, no, che noi siamo dei vecchi, no, però magari per chi ha qualche annetto in più e l'ha letto all'epoca, è una roba che ha cambiato parecchio la visione di con il modo con il quale si comunicava tramite il digitale, l'avvento del web, dei social e così via. E questa letturina, secondo me, chi si avvicina adesso a questo mondo, no? Quindi le nuove generazioni di cui parlavamo prima, che prese dalla frenesia, dalla velocità, si perdono la parte dietro, la parte di gavetta, quella è una letturina, secondo me, importante da fare. Più di altri libri che magari considero più belli, no? Quindi come Matteo, non sto dicendo qual è il mio preferito, ma sto dicendo qual è una lettura che io mi sentirei di consigliare e che, diciamo, è esclusivamente di marketing in questo caso, ma forse anche no, diciamo, è anche più ampio come ragionamento. Quello, secondo me, è veramente un must. Anche se magari i miei autori preferiti sono altri, no? Simon Sinek, Seth Godin e così via. Però il Cluthren Manifesto, se non l'avete letto, è da leggere assolutamente. Cioè, secondo me è proprio fondamentale. Sì. Vado al volissimo. No, volevo solo aggiungere questo concetto. Io ci credo moltissimo. Cioè, nel fatto che è una sorta di curva, nel senso che parti sulle basi, no? Poi arrivi a fondo a livello tecnico, almeno è quello che ho fatto anche io. Cioè, un deep dive assoluto. Io sono arrivato agli ipertecnicismi più totali del performance marketing, Facebook Ads, non dico funnel, no, qua scatta qualcosa, eccetera, eccetera. A un certo punto risali, perché tocchi una sorta di estremismo e poi capisci che in realtà per scalare, per arrivare oltre, devi ragionare veramente su un livello più alto, per cui ritorni di nuovo alle argomentazioni più ampie, alla filosofia, a come ragiona il cervello, si torna agli Spinelli sostanzialmente. Allora, Giovanni arriva a gamba tesa a rompere il... ci ha avuto così un flash dei ricordi, Giovanni, bei tempi al liceo. No, la cosa che diceva Raffaele sulla formazione mi ha fatto venire in mente il fatto che queste nuove generazioni che si approcciano al digital hanno già un sacco di contenuti, corsi, eccetera, e quindi si buttano magari, ecco, per esempio, sui tecnicismi senza fare le basi, perché ormai sono accessibili, eccetera. E io questo la vivo anche, ho cominciato a farci caso, che ovviamente, per esempio, nel caso del growth hacking, è più famoso, è più diffuso, e quindi ci sono persone che arrivano sul mercato che dicono già io voglio fare growth hacking, ma non è che hanno avuto l'esperienza di com'è fare digital marketing senza processi, nel caos puro, facendo le cose a cascata, come è successo a me. Io mi ci sono attaccato, mi sono innamorato perché prima facevo un'altra cosa e ho visto i miglioramenti che mi ha portato,
ma chi arriva e già dice voglio fare growth hacking e non ha vissuto la merda, ma per quale motivo vuoi fare, cioè perché? E viceversa, si approcciano a questa cosa subito imparando il funnel dei pirati, le cose eccetera, senza capire effettivamente qual è il valore che stanno acquisendo, perché non hanno visto cosa c'era prima, non hanno mai vissuto il non growth hacking, il pre, il processi a cascata, lenti, oppure disorganizzazione, zero priorizzazione dei task, eccetera, eccetera. E quindi poi li trovi anche meno affezionati a quello che hanno imparato e anche magari meno preparati, nonostante abbiano avuto molta più roba da studiare di quella che ho avuto io. Ne vado a pescare un'altra. No, perché sto leggendo i commenti intanto. Sì. Perché sono due cose fighe, posso leggere due o tre al volissimo proprio. Ah, certo, assolutamente. Sì, sì, qualcuno che consiglia 4-hour work week di il coso, ma è Tim Ferriss, ovviamente, che all'epoca per me pure è stato illuminante, gli fa passare la voglia di lavorare. Però ricordatevi che chi ha scritto 4-hour work week, come dicono sempre, lavora 12 ore al giorno, per cui esattamente. Fate quello che dico, non quello che fate. E poi hanno scritto: la crescita o la decrescita della popolazione è un'equazione ben precisa in realtà. In realtà no, perché Fastfulness dice proprio il contrario, cioè dice che nella Seconda Guerra Mondiale erano tutti, prevedevano quella crescita, ma è morto un sacco di gente, purtroppo, oppure i tempi della peste, eccetera, eccetera, per cui la crescita sì, ha un'equazione ben precisa, ma... Finché non c'è un cigno nero. Esatto, il cigno nero che ci dava... E poi vabbè, un po' di... Clutter Manifesto, vabbè, ok, poi se volete leggere pure voi. Clutter Manifesto lo metto un secondo a video, perché qualcuno ha detto come si scrive che vuole cercare, quindi lo vedete qui sotto, Clutter Manifesto. E vado a prendere un'altra domanda. Che ne dite se ne facciamo, ne pigliamo due o tre e rispondiamo magari con dei giri veloci, per veramente proprio un input a testa. Sì, magari. Allora, questa qua, che mi piace, tanto c'è Matteo che va su quelle tecniche. Qual è stata la singola piccola azione che ha portato l'impatto più grande? Questa mi piace, perché sono quella un po' così cervellotiche. Io penso i viaggi, quindi aver comprato certi biglietti aerei che mi hanno fatto andare in certi posti, uno in particolare, in generale i viaggi, ma direi forse il primo, quando all'università decisi di andarmene in Erasmus in Islanda, che mi ha cambiato completamente, penso, la visione della vita e del mondo, nel fatto di mettere il naso fuori dalle proprie quattro mura per la prima volta, e poi da lì non ho più smesso di viaggiare. E ultimamente invece, quando ho preso il biglietto per venire in Inghilterra, che pure ha portato un altro bel cambiamento, un bel boost lavorativo e personale. Passo la palla a voi. Vado io? Perché questo è tosta. Non è difficile. Un flash, un po' filosofica. Avere il coraggio di prendersi i rischi, che questa è una cosa che a me almeno mi ha cambiato, ha avuto l'impatto più grande nella mia vita, perché sembra una cavolata, però... Per esempio, no? Io faccio sempre questa citazione, pure il perfezionismo, che spesso il perfezionismo è sinonimo di insicurezza, no? Perché si vuole fare tutto perfetto prima di uscire con un prodotto, con un'idea, o semplicemente di approcciare una novità nella vita, di qualsiasi genere. Qui per me la piccola azione, diciamo, è entrata nella mentalità di assumersi i rischi, di avere il coraggio di assumersi i rischi, di qualsiasi genere. Perché è sempre meglio fare una cosa in più, un progetto. Certo, questo non voglio dire assumersi i rischi di chissà quale genere, eh? Però in questo senso, cioè di fare, questo è quello che ha cambiato veramente per me la vita. E dai, vado io? Vado? Vai tu Luca. Più che azione, parlerei di un evento che poi ha scatenato un'azione, e direi che nel mio caso è aver sofferto di depressione. Io quando sono stato ragazzino ho sofferto di depressione, e non mi è capitato niente di grave, esplosioni, cose eccetera, però essendo piccolo e stupido bastavano cose piccole e stupide per causare questo, evidentemente. E il fatto che io sono stato male così tanto, ma così tanto piccolo, ha fatto sì che io, recuperando quella cosa, superando quella difficoltà, ho acquisito un gap di maturità e di intelligenza rispetto ai miei pari, di cui ancora sto beneficiando.
altrimenti io adesso starei direttamente alla fase dei spinelli che diceva Giovanni, non sarei un imprenditore, sarei una persona molto più felice magari, no? Fa festa, in discoteca, c'avrei la patente, il motorino, andrei a fare le serate, le cose, giocherei all'Xbox tutto il giorno, cosa che comunque faccio, ma non tutto il giorno, e meno male che ho sofferto di depressione, meno male. Non sarei assolutamente chi sono oggi se non avessi avuto quel gradino da superare. Giovanni? È una domanda veramente difficile, secondo me. Veramente difficile, parlerei pure io, come Luca, non di piccola azione, ma di, diciamo, evento, e secondo me l'evento non riesco a identificarlo nel momento preciso, però la consapevolezza che potessi essere un tipo di persona che non mollava mai nelle cose. Questa consapevolezza, cioè quello di dire, caspita, io a prescindere non mollo, mi ha fatto raggiungere risultati che non avrei mai immaginato, ecco. Una cosa che ho ereditato, secondo me, dal sangue di mio padre, però è che ho vissuto, sono eventi che, diciamo, mi segneranno fino alla morte, perché, diciamo, su tutte le cose non mollerò mai, quindi quando non molli mai, secondo me, raggiungi livelli di eccellenza, quello poi è da vedere, ecco, però comunque ti senti soddisfatto a prescindere, ecco, anche a prescindere dal risultato. Nel mio caso comunque sono arrivati anche i risultati, quindi, diciamo, l'evento è stata la consapevolezza, ecco, del fatto che potessi essere quel tipo di persona forte che effettivamente poi sono diventato. Vai, pescane una tu, allora, visto che hai chiuso tu. Un'altra di quelle, allora, che facciamo un giro veloce di risposta. Allora. Quali, che analogie ci sono? Quindi, diciamo, dimmi il numero che la incollo. 15, scusa, non volevo spoilerarla. Vai. Spoilerare il tutto. Mo' rispondi. mo' rispondo. Non saprei, diciamo, cosa rispondere, la verità. Che analogie ci sono tra... In realtà l'ho ripresa per sentire il tuo pensiero, Raffaele. E io oggi ho detto fare questa domanda equivale a fare la domanda: che differenza c'è? Che analogie ci sono tra una Tesla e un cambio Shimano? Per far capire, non lo so perché, ma questa domanda mi è arrivata spesso nelle ultime settimane e non lo so, è proprio sintatticamente e semanticamente scorretta, proprio nel senso, so due cose. Parliamo da un lato di una metodologia, no? E quindi di un modo di organizzare i processi, i task, le attività, eccetera eccetera, e dall'altro lato parliamo invece di un mezzo, se vogliamo, cioè le AI può essere utilizzato in mille contesti, ciao Roberto, tra cui può essere utilizzato anche nel growth hacking, cioè inevitabilmente oggi gli strumenti che utilizziamo fanno leva su una base di AI, ma di tutto, cioè gli strumenti con cui mandiamo email marketing, gli strumenti con cui facciamo il bidding per le ads, gli strumenti con cui facciamo le grafiche, ormai dappertutto pizzichi di AI. Quindi veramente non so rispondere a questa domanda, perché una risposta non c'è. La domanda proprio che, come dire, che è impostata male, secondo me. Forse se un giorno l'AI sostituirà il growth hacking, magari era così. Ma quindi, no. Guarda, no. Il marketing sì, c'è questo rischio, l'ho sempre detto. L'analogia è che sono tutte e due sigle composte da due lettere. Questa è l'unica cosa che hanno in comune. Perché poi, appunto, come diceva anche Raffaele, il growth hacking è una metodologia. L'AI non è manco un canale di marketing, è una tecnologia che sta prendendo piede, eccetera, sicuramente avendo a che fare col marketing, ce la ritroveremo in mezzo, già sta succedendo in realtà, perché poi solo perché tu non lanci nessun programma, algoritmo, eccetera, non significa che Facebook da anni usa l'AI per fare come algoritmo e far girare le campagne, Google usa il riconoscimento delle immagini tutto il giorno, eccetera eccetera, quindi in realtà già la stiamo usando, ma da anni ed anni, dai suggerimenti delle parole chiave quando cerchi qualcosa, da utente proprio, quindi in realtà c'è già, non è neanche una cosa del futuro e non c'entra assolutamente niente col growth hacking. Vai, diciamo, Luca. Abbiamo risposto a questa domanda frequente. Sì, abbiamo distrutto la domanda. Dai, ne faccio una varia che ci dà possibilità di spaziare. La 9.
Ci sta. Allora, ultimo TED Talk che avete visto, che hai visto e che ci consigli. Ah, io ve ne sparo uno velocissimo che ho visto stamattina, ho rivisto, ed è un TED Talk al TEDx USC, che credo sia un'università americana, ed è il TED Talk di Reggie Watts. Chi segue i late show americani probabilmente lo conosce, quest'uomo è un tizio enorme con i capelli afro ancora più enormi, ed è in realtà una specie di fantasista musicista, super colto però, che fa questi discorsi senza senso, facendo ma in realtà molto alti sulla fisica, le cose che hanno sia un senso e sia non ce l'hanno, gioca, e poi soprattutto improvvisa con dei pedali, delle loop station, dei microfoni, dei pezzi musicali, appunto tra il colto, il comico e l'improvvisazione, non solo comica ma anche musicale, pazzesca, ed è un musicista incredibile, ed è divertentissimo. Io l'ultimo che ho visto, che mi sento di consigliare, mi sa che me l'ha consigliato proprio Matteo, ed era quello di Kami Hawk, quindi lo volevo dire anch'io. Ah, t'ho fregato, vabbè, lo dici pure, copia e incolla. Esatto. L'influencer italiana, per chi non la conoscesse, molto forte su Instagram, eccetera eccetera, che fa delle bellissime riflessioni con cui mi rivedo in pieno e che ultimamente ho provato ad accenare anche nei miei contenuti, e quindi in realtà tutta una serie di problematiche, difficoltà che ci sono nel momento in cui ti esponi online, nel fare contenuti, gli haters, l'odio, gestire i numeri, l'ansia da prestazione, eccetera eccetera, tematiche molto molto importanti di cui secondo me si parla molto poco, ma che sono le problematiche della nostra epoca e che prima o poi, come dire, dovremo affrontare in qualche modo. Mi è piaciuto molto, ci sono diverse riflessioni interessanti. Sì, e di cui i danni ancora non si sono visti, no? Perché sì, io sono arrivato da poco, ma qui si vedrà in realtà cosa succede. Poi una cosa che mi ha colpito, e poi ne abbiamo parlato, è che lei è bravissima a fare video, invece nello speech dal vivo l'ho vista un po' sì, meno... Sì, molto tesa, sì sì. Sì, l'ho vista, diciamo, il public speaking l'ho vista al suo meglio, perché sono due discipline diverse. Anche secondo me, sì, infatti è una cosa classica, secondo me, che si trova. No, non so, dico io qual è il mio, diciamo, ultimo TED Talk. Non è proprio un TED Talk in senso, diciamo, classico TED, ma è quello, non è la marchetta, è l'ultimo che ho visto, in realtà è quello là di Raffaele. la verità, non è una marchetta, non mi ha pagato. Però, seriamente vuoi dire che l'ultimo che hai visto è il mio, che è di 2 anni e mezzo fa? No, un anno fa, quello di a Salerno, quant'è? 8 mesi sì, fa. Era 2017, era un bel po' addirittura. L'ultimo che ho visto è quello. Ok. Pensavo fosse più recente, che insomma parla della pazienza. Mi è piaciuto molto come tematica, perché in un mondo in cui tutti appunto parlano di numeri, dicevi pure tu prima, Raffaele, mi piaceva molto il tema della pazienza come veicolo per il successo, quindi di una vita un po' più slow e un approccio un po' più lento, diciamo così, e quindi... Diciamo, mi piaceva molto la tematica ed è l'ultimo che ho visto. Non possiamo smarchettare, sapete, però è vero, è piaciuto molto anche a me. Invece io a sto punto cito quello di Rovelli, che parla di fisica quantistica, che ultimamente mi sto intrippando moltissimo con la fisica quantistica. Ma non mi ricordo il titolo, mi sembra tipo riguarda il tempo non esiste, oppure il tempo relativo. Molto molto figo. Per esempio, già il fatto che il tempo passa in maniera diversa, già se stai a livello terreno o se vai su di 1000 metri, 2000, 3000, sui satelliti per esempio vanno diversi secondi, insomma, di differenza rispetto alla Terra, già questa roba a me mi ha intrippato il cervello, cioè che veramente la fisica quantistica mette in dubbio tutta l'esistenza così come la vediamo e come la conosciamo. Matte, allora piglia tu l'ultimo, ne abbiamo fatte 8 precise, magari è un'ora che stiamo andando dritti come dei treni, ne abbiamo fatte 8, ragazzi, ne erano arrivate veramente tante, quindi stiamo cercando di prenderne il più possibile. Poi vedo che ci sono pure un sacco di commenti interessanti sotto. Sì, infatti c'è qualcuno che dice, io ho visto il TED di Aranzulla, qualcuno dice, confermo, era il 2018, quello di Raffaele, che parlavano dei TED, qualcuno aveva citato i libri di prima, eccetera eccetera. Grazie Bella per la diretta, mi è piaciuto quello di Lucangeli, quello di Simon Sinek,
eccetera, eccetera. Quindi un bel po' di suggerimenti anche nei commenti, poi rivedeteveli, anche per chi stesse guardando questo video dopo registrato. Ottimo. Vai Matteo, quale scegli? Io rivado sul tecnico, perché se no noi tendiamo sempre ad andare su... Vai. Ma di sera ci sta la chiacchierata un po' più così. No, a me piace, parlo di quello. Però andiamo sul 16, dai, andiamo sul 16. Ok. Per alternare. Sì. Vai. Bella. Vado io. Vai. Sì, dai. Quali sono i settori e-commerce a più alta crescita? Non mi dire il porno, perché lo sappiamo, quello tira da sempre. La crescita è quella che non c'ha nemmeno il cigno nero, cioè quella va sempre tu. Esatto. Senza mai flessioni. Allora, rispondo intanto io al volo, perché comunque io sto abbastanza nell'ambito anche di vendita online, eccetera. Ce ne sono molti di settori ad alta crescita. Sicuramente sul sicuro, classici e continuano a crescere in maniera importante, sono quelli che riguardano il benessere, la cosmetica, la parte nutrizionale. Quelli sono ad alta, altissima crescita, e ci sono moltissimi esempi, per cui sicuramente quello è un verticale. Poi anche quello che riguarda gadget è un altro tipo di ambito, però qui gadget veramente può voler di qualsiasi cosa, per cui dispositivi personali, diciamo, principalmente. Mi accodo un po' a quello che diceva Matteo, che c'ho un paio di clienti in qualche settore che citava Matteo, e il trend del green come valore, riprendendo una delle prime cose che abbiamo detto, poi si vede concretamente, diciamo, nei prodotti e nei numeri, in questo caso nella parte e-commerce, perché la reinterpretazione green di diversi settori o prodotti che sono tradizionali, come dire, datati, classici, negli ultimi anni è esplosa e fa dei numeri pazzeschi. E quindi alcuni di quelli che diceva Matteo, no? Quindi la parte beauty, cosmesi, eccetera, eccetera, ma penso anche a tutta una serie di verticali per il cibo in determinate categorie specifiche e così via. Su quello si sta spingendo molto, 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 soprattutto nel mercato degli Stati Uniti. Andate a vedere cosa sta succedendo, che ne so, con tutte le carni derivate da proteine vegetali, tutto ciò che è per intolleranti al lattosio, per celiaci, vegani e così via, c'è veramente molto molto fermento intorno a questa cosa. Poi è da vedere se regge nel lungo periodo, ovviamente, o è solo hype, però in questo momento storico quella roba sta... Però come sempre l'hype arriva in Italia, infatti questo è sempre, no, lo spunto che si dà, che se vuoi andare per arrivare in Italia, vai in America, vai in Europa del Nord, inizi a vedere i trend, e come dice Raffaele sono questi trend del momento, per cui arriveranno qui, già ci sono in parte, però arriveranno in maniera più stabile e a mass market, no? Io direi non saremo mai bravi quanto Google a rispondere a questa domanda, comunque, quindi no, pesa tutto quello che diciamo, cioè non è che dice: ah, guarda, già che me l'hai chiesto, avevo proprio qui un report di mercato che ho fatto stamattina. No, non lo so, ovviamente non abbiamo numeri, però verissimo tutto quello che avete detto, anche perché diciamo il trend socioculturale che sta vivendo l'America da anni sulla le minoranze, qualsiasi forma di minoranza, di genere, di razza, di etnia, di preferenze nel cibo, sta prendendo piede tantissimo grazie a una spinta sociopolitica forte, sta reclamando la sua identità, il suo spazio e quindi anche le sue categorie di prodotti. Per esempio, adesso poter dire che tu con un e-commerce fashion hai una collezione genderless, ovvero che non si riferisce né a uomo né a donna in particolare, anche perché uomo e donna non esistono, se lo chiedi in Silicon Valley in questo momento, quindi anche Los Angeles, la California, è un angolo forte, è un posizionamento unico di nicchia particolare in crescita, e questo sta impattando un po' tutti i settori. Poi secondo me nell'avere una risposta tagliata a questa domanda bisognerebbe differenziare le micro nicchie e quindi andare a vedere addirittura fino a... tu puoi trovare, specie nel dropshipping, che non è un settore, è un modello di e-commerce, anche store costruiti su un micro prodotto, che magari durano 3 mesi perché è un trend, sì, e poi li chiudi e buonasera, però hai fatto bei numeri. E invece l'e-commerce, quello serio, dove c'è anche un brand, e a quel punto però il prodotto sparisce dietro all'importanza anche del brand che continua a trainare l'azienda. Quindi c'è anche e-commerce, dipende.
Sì, poi lì c'è il modello che inizia a testare il dropshipping con prodotti non proprietari, affiliate marketing inizialmente. Esatto. Poi quando diciamo incominci a far girare dei numeri, poi sì. Crei un tuo brand, quello è oggi un trend. Questo anche... Instagram ads, dropshipping, store cinese, non loro, sì. si chiama Geek Think, l'hanno creato in 7 minuti su Shopify e mi hanno fregato. E infatti ne ho presi due, il secondo era rotto, cioè il vetrino sfondato, ovviamente. Vabbè, prezzo su AliExpress con Oberlo 50 centesimi, pure te non è tipo aspettare. Infatti. Giovanni, tu volevi aggiungere qualche altra cosa? Vabbè, avete già detto tutto voi, di fatto i trend, diciamo, i settori, qui si parla, la domanda dice settori. I settori sono sempre un po' gli stessi, da 10 anni dell'e-commerce sono quelli della casa, beauty, eccetera, quelli che hanno sempre dei tassi di crescita, ora un po' pure la formazione, eccetera, formazione online, quindi diciamo un po' quelli, è vero anche ciò, quello che diceva Luca, ovviamente l'approccio un po' più lean, un po' più di testing, poi chiudi, cambi prodotto e vai su un'altra nicchia, eccetera, comunque funziona molto bene, e poi i trend sono sempre, voglio aggiungere giusto un piccolo bit e chiudo, sono sempre relativi, cioè sono sempre relativi, e in un trend in cui non c'è una grossa crescita, magari ci sono alcuni che fanno numeroni, ecco, e magari ci sono delle nicchie non servite, quindi che fai? Solo perché un trend è negativo non lo prendi proprio in considerazione? Quindi diciamo la parola, diciamo, trend, eccetera, alta crescita, eccetera, non è che mi facciano uscire pazzo, ecco. Ragazzi, che vogliamo fare? è un'ora e sei. Andiamo. Io ti ho detto, andiamo avanti. Magari qualche commentino. Vai, leggi qualcosa tra i commenti, vai. Al volo. Intanto vedo qualcuno che nei commenti prova a sellare un programma di formazione. Ma veramente? Capita, va bene. Andiamo oltre. No, c'erano delle domande interessanti, scusate, le sto scorrendo. Allora, qui chiedevano, probabilmente un po' di tempo fa arrivo alla domanda, ma mi piace. Tornando alle soft skills, siete tutti multipotenziali? Chiede Angela. Prima domanda, io penso di sì, insomma, ho fatto il test, per quanto possa valere il test, però penso di sì, penso anche a Raffaele, perché me l'ha detto, credo anche agli altri, però ditelo voi. E poi, come pensate che questo aspetto della personalità possa essere valorizzato durante un colloquio e soprattutto su un curriculum? Questa non è semplice. Questa è una bella domanda, però, provo a rispondere, perché uno spunto ce l'ho, perché ormai è diventata una domanda classica che facciamo sempre con gli studenti, e secondo me la risposta è questa qua, cioè nel senso, quando sei una figura multidisciplinare e quindi sei un profilo a T, per capirci, ok, non sei uno specialista, non sei un verticale, sei caratterizzato dal fatto che hai diversi, diciamo così, diversi cerchietti, che sono le tue competenze, esperienze, passioni, background, no? Conoscenze, eccetera, eccetera. L'errore che solitamente fanno le figure di questo tipo è quello di presentarle su un curriculum, durante un colloquio, in una bio su LinkedIn, eccetera, eccetera, in questo modo, no? In maniera sequenziale, e quindi X, Y, Z, A, B, C, D, 1, 2, 3, eccetera, eccetera. Proprio l'elencone, no? L'elencone di cose. E questo è il modo migliore per passare per tuttologi, che è la cosa, diciamo, che non deve succedere quando sei un multidisciplinare, quando sei una figura T. Secondo me invece il segreto, l'approccio potente di chi ha competenze miste, esperienze miste, è prendere tutti questi cerchietti e trasformarli in un'intersezione. È l'intersezione il vero valore di una figura di questo tipo. Cioè, nel senso, quando metti questi 4 cerchietti, tu sei quello in mezzo, ed è quella cosa in mezzo che devi andare a raccontare al tuo datore di lavoro, no? Al tuo potenziale partner, cliente, nella bio su LinkedIn, nel curriculum, eccetera, eccetera. Non ho scritto codice JavaScript per 10 anni, poi sono appassionato di filosofia, poi ho fatto le pizze per 3 anni quando ero ragazzo, no, e poi c'è l'associazione di volontariato. Perché sembra che poi non sai che puoi fare la vita. Più cioè, l'elencone così non serve. Qualcuno più famoso di me ha detto che l'innovazione nasce nelle intersezioni, e quell'intersezione è il tuo vero valore. Cioè, nel senso, tu quando ti presenti e quando ti vendi, devi vendere quell'intersezione, quella cosa
che è un insieme di competenze ed esperienze diverse, perché il momento in cui devo scegliere tra due sviluppatori JavaScript, tra due web designer, tra due growth hacker, e uno si presenta in maniera standard e l'altro si presenta in quel modo, quella seconda persona ha un valore aggiunto enorme e lo scelgo per quello, perché è uno, un programmatore JavaScript che però ha quelle cose di contorno, orientato ai dati, pronto a lavorare in team, con esperienza multidisciplinare, che riesce a lavorare sotto pressione, eccetera, eccetera. Ma presentata in questo modo, ok? Dove il valore è quello al centro, ed è quello è intorno a quella al centro, intorno a quelle intersezione, secondo me, che dovete costruire curriculum, profilo LinkedIn, colloquio di lavoro e così via. Che poi sono due o tre le intersezioni, che poi se iniziano a essere 5-6, che intersezioni sono? Nel racconto di una job con un intervistatore, sono assolutamente d'accordo. Parte ovviamente dal curriculum, ma parte ancora prima, secondo me, come forma mentis, curriculum, storia, tra virgolette, storia da raccontare quando si fa un colloquio. Cioè, noi dobbiamo diventare noi stessi, e sono d'accordissimo sul suo concetto di intersezione, mi piace tantissimo, noi stessi dobbiamo diventare ciò che presentiamo, cioè all'interlocutore, cioè ci dobbiamo credere più di quello che stiamo raccontando, ecco. Vi rubo solo un secondo perché Simona chiedeva chi ha detto questa frase, Raff, l'ha detta Emily Wapnick, che è la ricercatrice americana che ha reso famoso il concetto di multipotenziale. Se non l'avete visto, guardate il suo TED Talk, a proposito di TED Talk, che è bellissimo, uno di quelli che mi è piaciuto di più, e rispondo anche a Sergio, che ha detto come faccio concretamente a rappresentare questa intersezione. La risposta sarebbe lunghissima, la versione breve è leggi il libro Diventa chi sei, di Emily Wapnick, dove spiega esattamente come far come mettere in risalto questa intersezione. Sì, una cosa è che, per come la vedo io, non è un caso che questo sia un tema in crescita che si sta diffondendo in questo momento storico e non 20 anni fa, perché anche dall'altra parte, la parte delle aziende, non delle persone, per esempio nel caso del growth hacking, ma lo Scrum Master e così via, la rivoluzione che sta avvenendo anche lato HR, l'attenzione alle soft skill e così via. La creatività. La creatività, esatto. Si è visto che ci sono una serie di cose che proprio le organizzazioni cercavano e hanno cercato per 1000 anni, che in realtà potrebbero essere ancora migliori di quanto non fossero. E questo grazie a delle figure trasversali, delle figure che non hanno lo scopo di essere dei specialisti, dei 110 lode in bocconi nel fare X, ma delle figure che lavorano a cavallo e hanno il preciso scopo di creare sinergia e connessione tra gli specialisti magari. Quindi finché queste metodologie, queste professionalità continuano a prendere piede, a dimostrare il loro valore, diventerà nel tempo sempre più facile raccontare questa multipotenzialità e ci saranno sempre più persone dall'altra parte della scrivania che la cercano attivamente, che la pretendono, che cercano quella figura per quel ruolo, perché si ritiene che sia meglio che una persona di quel tipo svolga quella mansione. Ragazzi, questa cosa che ha detto Luca è fondamentale e sì, si sta verificando tanto anche nel mondo delle HR, cioè non pensate che sia roba teorica. Ci sono due articoli bellissimi che non ho sotto mano, ma uno è su Fast Company e uno è su Harvard Business Review. Cercatevi bridge, quindi la parola ponte, perché queste figure oggi in America le chiamano bridge, cioè le aziende sempre di più vogliono questi bridge, questi ponti, perché sono quelle figure che sanno parlare la lingua del marketer e la lingua del programmatore, per fare due esempi, si pongono in mezzo e quindi hanno un valore incredibile perché riescono a fare appunto da ponte, no? Tra reparti che non si parlano, non si capiscono, non condividono un lessico comune, queste figure hanno un ruolo strategico fondamentale in azienda. E poi voglio chiudere con una provocazione a questo punto, che non tutti, almeno secondo me, non tutti sono multipotenziali. Ah no, è chiaro. Lo so che da un certo punto di vista fa fascino, no? Dire parlo con tutti, sono multipotenziale, però la verità è che se uno cerca lavoro, vuole trovare lavoro in ambito del digital, anche fare lo specialista, è dignitosissimo e va bene. A volte sei solo confuso, non sei multipotenziale. A volte non sai che cazzo vuoi fare nella vita, no? E ci sta. Infatti è che non passi il messaggio che i multidisciplinari sono meglio degli specialisti. Stiamo dicendo le aziende in futuro avranno bisogno di entrambe, servono entrambe le figure. Esatto, sono entrambe le figure, gli specialisti servono tantissimo, tant'è che le aziende c'è molta più domanda che offerta, per cui
gente forte nel performance marketing, gente forte in UX, gente, cioè sono mille ambiti, sviluppo, sviluppatori, programmatori, nel tech, vedi, assolutamente. Nel tech, cioè, imparare a programmare, domani vi trovo lavoro io, guarda, promesso, scrivete nei commenti, perché qui abbiamo un portfolio di startup e l'ecosistema e so quanto ce n'è bisogno, per cui non è che per forza l'uso dobbiamo fare multipotenziale, però se hai questa caratteristica, se la scopri, perché nel tempo sei riuscito ad essere comunque valido professionista nei vari ambiti, ti sei spostato in questi ambiti dimostrando capacità, a quel punto crei le intersezioni. Questo è un mestiere, sì, molto molto, cioè una skill molto molto richiesta, quello è poco ma sicuro. Comunque è incredibile perché sono le 9 quasi in Italia, è un'ora e un quarto che siamo qui, ci sono più di 50 persone che non mollano. Grazie. E che non mollare, che non mollano, a fare domande. Sono quelli che stanno a fare dietro, che non devono cenare. Capito, col piatto di pasta davanti alla oppure non mangiano. E noi non stiamo mangiando, ci stiamo sacrificando anche per voi, per cui grazie. Penso di sì. Matteo, volevi leggere qualche altra cosa? Non lo so se avevi beccato. Ragazzi, pure voi, se avete commenti, domande, cose. C'era un'altra che è un po' classica questa, soprattutto per i growth hackers qui sopra. Giacomo dice, uno spettacolo, vedrete tutti insieme. La mia domanda è, essendo growth hacking una disciplina e figura multidisciplinare per natura, come fa ad oggi un giovane ad avvicinarsi a questo mondo e rimanere aggiornato a 360 gradi per avere il famoso profilo AT sempre competitivo nel mercato? Vai Luca. Allora, ci stanno due strade, secondo me, nel senso, quello per la visione del profilo AT è un po' come se fosse un puzzle, no? Che tu devi compilare in qualche modo con dei contributi, studiando e mettendo in pratica cose. E mi viene in mente un po' il percorso che ho fatto io nelle arti marziali, nel senso che io ho cominciato a fare arti marziali quando le MMA, le arti marziali miste, non esistevano. Cominciava a esistere il valetudo in Brasile, combattimenti illegali, senza protezioni. E quindi io non potevo andare a una palestra di MMA, io dovevo fare 4 arti marziali diverse e in più andare a Villa Borghese a Roma con gli amici che facevano cose diverse e menarci per arrivare allo stesso risultato. E oggi esistono le palestre di MMA che ti fanno già il mappazzone in anticipo e senza neanche spiegarti che questo è jiu-jitsu, ti danno un po' di jiu-jitsu, senza neanche spiegarti che quella tecnica di calcio viene dal karate giapponese Shotokan, te la danno, eccetera, eccetera. E quindi un po' tornando al discorso della formazione, nuove generazioni che dicevamo prima, per esempio io e Raffaele abbiamo fatto percorsi completamente diversi, facendo no, ciao, voglio fare growth hacking, ma abbiamo fatto per davvero una cosa e poi ci siamo avvicinati, abbiamo completato, preso, ci siamo contaminati. E io venendo verso la parte tecnica, da cui viene Raffaele, e lui venendo verso la parte marketing, da cui invece venivo io. Però non è che abbiamo detto facciamo growth hacking, compriamo il corso di growth hacking e prendiamo il boccone pronto, già mescolato. Quindi in realtà, nonostante esista il corso di growth hacking, e io, Raffaele, noi ne abbiamo pure fatto uno, io consiglio di attingere alla parte di metodologia, perché growth hacking è una metodologia, una disciplina, come dicevamo, per prendere le basi. Però il resto prenditelo direttamente alla fonte. Non andare a fare growth hacking UX, growth hacking Facebook Ads. Fatti Facebook Ads, punto e basta. E studiatelo bene, a fondo, e mettilo in pratica. E quindi in realtà non esiste una scorciatoia. Anzi, ti ho appena detto di fare molto più lavoro. Esiste solo farsi un mazzo tanto e smettere di concepire la formazione come un progetto, come una campagna che comincia e finisce, e concepirla come un processo. Cioè tu cominci a studiare, ma non finisci di studiare. Punto. Cioè, perché se vuoi ottenere quello che hai detto, essere sempre competitivi, il punto non è essere o non essere multidisciplinare, il punto è studiare tutti i giorni. Aggiungo un pezzettino alla cosa che diceva Luca. Io, concretamente, poi questa cosa come si mette a terra? Secondo me, disegnando la propria T, e quindi io quello che consiglio è prendete carta e penna, disegnate quello che è il vostro profilo attuale, cioè quali sono le vostre conoscenze, le vostre competenze, dove la siete forti. Esatto, dovete avere una mappa di partenza. In questa mappa individuerete dei buchi, dei gap, che inevitabilmente ci devono essere. Ecco, sapete da dove dovete partire. E quindi magari venite da un percorso tecnico come il mio, perché all'università avete fatto una cosa piuttosto che un'altra, e dite, oh cazzo, però io non so proprio niente di psicologia, non mi sono mai informato di persuasione, eccetera, eccetera. Bene, allora inizia a studiare quella cosa, perché è una caratteristica importante nella, diciamo, nella big picture, no? del growth hacking, ma ti manca.
oppure magari vieni da un percorso di quel tipo perché hai fatto quella all'università, ma non hai mai smanettato con uno strumento di analytics, quindi ti manca un pochino la parte di dati, eccetera, eccetera. Bene, allora approfondisci quello. Comprati libri, fatti corsi, studiati, installati l'analytics e inizi a vedere come funziona, eccetera, eccetera. Cioè, la questione è sempre, devi mappare quello che hai all'inizio, inevitabilmente, quelli che sono i tuoi asset, se vogliamo, per capire dove sei manchevole, e poi andare a colmare questi buchi. E Matteo ha detto il famoso lifelong learning, quindi la formazione continua. Io aggiungo, la formazione deve essere continua e differenziata. Cioè, in questo settore non c'è bisogno di studiare solo sempre, ma c'è bisogno di studiare sempre tante cose, perché è veramente molto molto vasto e continuamente poi, come dire, cambia. Prima abbiamo citato l'AI sta arrivando in maniera prepotente nel mondo del marketing, in generale nel mondo digitale, e se a un certo punto sta roba inizia a diventare rilevante e vuoi essere rilevante in questo mercato, devi inevitabilmente sapere cosa succede, come utilizzarla, come sfruttarla, dove è presente, dove non lo è, e così via. Prima citavo il famoso growth program che vi dicevo. A un certo punto io ho avuto l'esigenza di fare un'academy di questo tipo perché mi sono reso conto che il libro, il corso, il workshop, cioè tutte le altre modalità di formazione che già proponevo alle persone avevano un limite, e il limite era il tempo. Cioè, inevitabilmente, se hai fatto 2 giorni con me o 3 mesi con me online, tutto quello dopo te lo perdi, ma ci sono sempre cose nuove e quindi dovete studiare di continuo e cose diverse. Secondo me questa era la chiave un pochino. Eh sì, e anche appunto anche qui essere sinceri con se stessi e dire: ma mi va di fare tutta questa roba? Cioè, ho veramente la passione? Perché poi tanta gente non ce l'ha. Cioè, molti cercano il programma preconfezionato perché non ce l'hanno e cercano qualcuno che o qualcosa, no? Siamo alle 9:10 in ufficio a fare un webinar, per dire. Sì. A proposito di passione, le persone che stanno guardando sono aumentate, non sono diminuite. Esatto. Io ho avuto lo stesso perché c'è fame. Ho avuto lo stesso identico percorso, diciamo, inconsapevole, perché comunque anch'io ho iniziato tanti anni fa, più di 15 anni fa, dal prodotto, poi dal prodotto sono passato a dover vendere questo prodotto sul mercato, eccetera, eccetera, per cui ho fatto tutto il percorso orizzontale della T. Ma non è che mi sono messo lì e mi sono detto non mi leggo sta cosa così. Però adesso puoi partire da prima perché c'è consapevolezza, perché noi siamo stati pionieri magari anche di qualcosa, no? Ci siamo arrivati parzialmente consapevoli. Adesso per fortuna puoi partire da un framework, cioè Raffaele, come dice Luca, e iniziare a riempire quelle caselle. Però se non hai questo tipo di mentalità devi essere sincero con te stesso e dire, cioè, non mi va di passare una vita così, apprendimento, curiosità e anche molto molto impegno. Basta, forse curiosità è la parola chiave di tutta la questione, cioè se non hai quello come benzina, no? di questo motore, non lo puoi fare sul lavoro, non lo puoi fare sul percorso. Sì, se vedi che fai fatica a leggere una cosa in più, ma chi te lo fa fare? Cioè, se non sei curioso, non ce l'hai, non ce l'hai, non lo puoi neanche cercare, o ce l'hai o non ce l'hai. Sì, infatti volevo aggiungere solo una cosa a sto punto, che ne parlavo pure con Luca l'altro giorno, che qualcuno mi chiedeva consigli su come assumere ragazzi validi, persone junior o anche non solo junior, no? E la prima cosa per me, la cosa che più mi colpisce e che mi fa dire questa è la persona giusta, è quando vengono da me e vogliono a tutti i costi lavorare, in primis per apprendere, in secondo per i soldi, che chiaramente quando uno se lo può permettere quando è giovane, perché però quando arrivi poi invece le persone devono essere pagate, ovviamente. Però già questa mentalità ti fa capire che dà talmente tanta fame di conoscenza quella persona, che cioè soldi sì, ok, mi servono come a tutti, servono i soldi, però vengo perché so che posso imparare con te, con la tua realtà, e quello ti fa capire che quella persona lì c'ha una mentalità che può veramente comporre la T e andare lontano. Penso che Giovanni si sia spento nel frattempo, qualcuno lo può riavviare? No, ti vedevo completamente fermo e non sapevo se si era frizzato il tuo schermo. No, a quest'ora già stava mangiando Giovanni, ragazzi. Guarda, stavo guardando già il commissario Rex, quindi... Ragazzi, io di solito tra un quarto d'ora sto dormendo sul divano. che mi aspetta? No, a parte gli scherzi, no, vabbè, sono tematiche che avete già detto tutto voi, quindi qualunque cosa dicessi io, diciamo, non apporterebbe chissà chi su questa tematica.
qualcosa. Quindi diciamo, sul discorso dell'assumere, Matteo diceva no, ovviamente vanno pagati, ma non sono tanto convinto. Cioè, una volta si facevano lavorare i ragazzi come panettieri, muratori, eccetera, non gli si dava manco una lira, quelli erano contenti, uscivano da là e guadagnavano più dei loro padri, diciamo, e delle persone che gli avevano insegnato il mestiere. Oggi invece con questa scusa della laurea, cioè la laurea, devo essere pagato, sì, sono d'accordo con tutti i sacrifici che fanno le famiglie, però oggi come oggi la laurea non è un elemento di differenziazione, è un elemento sicuramente importante, però ce l'hanno tutti, quindi non è quello, diciamo, la leva per richiedere, diciamo, un certo salario, ecco. Molti ragazzi, io ne conosco tantissimi, perché poi seguo i tesisti, eccetera, per lui sa anche, peccano un po' di questo, quindi ci vuole fame di apprendere le cose. Lavoro pronto, dici. Esatto. Per capirci, per chi magari poi guarderà questa cosa più in là, Giovanni non sta dicendo ai datori di lavoro non dovete pagare i ragazzi, sta dicendo il contrario, sta dicendo ai ragazzi siate disposti anche a lavorare gratis in fase iniziale, di stage, la gavetta di cui dicevamo prima, pur di avere esperienza, sporcarvi le mani, capire sul campo come funzionano certe cose. Questa è una cosa che purtroppo quando la si dice in Italia crea sempre un po' di scandalo. Ricordo qualche anno fa, osò dirlo Giovanotti e lo attaccarono tutti quanti. Mamma mia. In realtà è una cosa sacrosanta, ci siamo passati tutti quanti. Pensa che io facevo... te la fai così. Ai tempi, subito dopo che Giovanotti ci fu questo scandalo, quando facevo lezione a corsi su digital parlando di personal branding, facevo vedere a tutti il video di Montemagno che diceva la sua sul tema, proprio sul concetto che per quale motivo, per la tua bella faccia, io dovrei assumerti, cioè, e darti un salario. Sì. E secondo me parte, io l'ho anche vissuta personalmente questa cosa qualche tempo fa, non ricordo in che occasione, per cui proprio per capire meglio come raccontare questo lavoro, questo mestiere ai ragazzi, gli ho chiesto cosa vogliono fare da grande. E anche perché se tu vuoi poi andare a lavorare in una startup, la startup cerca delle cose, non digital marketer, l'agenzia delle altre cose, la corporate delle altre cose, vuoi fare il freelance, un'altra storia. E accennai, guarda, che se vai in un'azienda molto smart, tipo un'agenzia, tipo la mia, per esempio, le soft skill e il saper fare, no, i pezzi di carta, sono molto più importanti della laurea sperimentale, eccetera, eccetera. E una ragazza addirittura mezza si arrabbiò, si impuntò, tipo, vabbè, ma perché non dovresti dare una possibilità a una persona che comunque ha studiato? E il fatto che ci sia questo virus, questo modo di pensare, ti fa capire da tante piccole cose che probabilmente la cultura in italiana è un particolare estremo, che noi siamo bravissimi a fare i consumatori, a fare i clienti, in tutto, quando prendiamo un aereo, quando compriamo una merendina, quando compriamo un servizio, ma siamo completamente incapaci nell'immedesimarci con l'imprenditore, che secondo noi è un disonesto bastardo che si prende 25.000 euro di stipendio e a tutti i dipendenti gli lascia 500 euro, che però ha creato la cosa che noi stiamo comprando e poteva anche non farlo. Siamo completamente incapaci di empatizzare col 100% del gioco, della medaglia, metterci dall'altra parte e capire che sì, io sono un cliente, quindi ho una serie di diritti e di cose, eccetera, però dall'altra parte c'è uno che ha deciso di passare 5 anni, 10 anni, 20 anni della sua vita, probabilmente non piacevoli, per realizzare una cosa che dà il lavoro a tante persone, adesso sta dando un prodotto, un servizio a me. E quindi tu che mi vieni a dire, imprenditore, dovresti fare beneficenza e dare un lavoro a prescindere a una che c'ha la laurea, io ti dico, tu non hai la minima idea di che cazzarola significa fare l'imprenditore. Certo. Non hai capito niente del mondo reale e non ti assumerò mai, tra parentesi. E poi appunto l'imprenditore ha rischiato, cioè rischia alle poste. Di trovarsi con le chiappe... cioè senza le mutande. Non ti veniva la metafora con le chiappe senza le mutande. Non mi veniva la mutanda. No, quindi assolutamente, tra l'altro mi collego ad un articolo bellissimo che ha scritto proprio Piero Armenti sul suo blog, in cui lui ha spiegato da come da Salerno, una città proprio in Cialotta, che giudicava sempre male i commercianti e gli imprenditori perché li etichettava un po' come... diciamo disonesti, lui si è passato a New York,
ha imparato a fare l'imprenditore partendo dal basso, da zero, e la concezione è completamente diversa. Mm-hmm. E lui spiega proprio come il gap proprio il gap di percezione rispetto a commercianti e imprenditori sia una delle cause e uno dei freni proprio allo sviluppo, diciamo, economico del paese. Sono assolutamente d'accordo. Ma poi, secondo me, per fare un passetto indietro per ritornare al topic, la cosa importante chiaramente è che io sono d'accordissimo, perché pure io sono andato a lavorare gratis per imparare, no? L'ho fatto anche io tanti anni fa. Chiaramente è che baratti i soldi per conoscenza, che è un valore che poi ti porta a guadagnare in futuro, no? Molto di più. Certo. Quello è chiaro. Poi se tu vai a lavorare gratis per fare un lavoro che non ti lascerà nulla, non so, cioè un lavoro di quelli ripetitivi che non ti può lasciare nessuna skill, nessun apprendimento, è chiaro che lì è sfruttamento e basta. Però quando si parla di andare a lavorare gratis per imparare, che è il paragone che faceva poi Johnny, no? Una volta andavi a fare alla bottega, imparavi a fare la pizza, imparavi a fare il sarto, però poi dopo, quello era un valore enorme, perché potevi aprirti la bottega e diventare imprenditore. Per cui quello sì, siamo d'accordo, certo. Lo sfruttamento è quello in cui non impari niente e non ti danno una lira. Quello è sfruttamento, però se devi imparare, io da lì vedo chi c'ha veramente voglia, che capisce questa cosa qui, cioè capisce che apprendere è tutto, per cui è disposto anche a dire, ma non me ne frega niente. È un metro sicuramente di valutazione. Sì. Ragazzuoli, provo a concludere questa cosa. Provo a staccare. Ringrazio un po' di gente, vedo Orazio, Simona, grande. Domenico, Andrea, Edoardo, Cristiano, Raffaele, ci sono più di 50 persone che sono ancora qui, è un'ora e mezza che stiamo andando avanti. Grazie. Questo era un esperimento, l'avrete capito. Una volta, la butto là, una volta Vai. Facciamo tipo l'Iron Man, per cui finché c'è uno collegato noi andiamo avanti. Per sempre. Fammi avvisare mia moglie che esatto, avvisiamo mi amici un sacchettino col cibo, con l'acqua. Esatto. No, vabbè, però sì, ci vai. Prendiamo pure un po' di pause, a turni. Sì, nel weekend facciamo un Iron Man, non questo. Io ci sto. Guardi Survivor potremmo fare, dai, vediamo. Allora, ragazzi, fateci sapere se questo esperimento vi è piaciuto, se, come dire, era interessante, c'era valore nella chiacchierata che ci siamo fatte, al di là dei commenti che sto leggendo adesso, che fanno sempre piacere, così noi capiamo anche se vale la pena riproporla in futuro e magari sistemare meglio qualcosa, organizzarci meglio, eccetera, eccetera. Siamo riusciti a beccare un bel po' di domande e alla fine la chiacchierata è durata un'ora e mezza. E grazie mille di essere stati fino alla fine con noi. Ragazzi, non so se voi volete dire qualcosa, salutare. Solo grazie, grazie mille. Grazie a tutti. C'è Domenico che dice non la fate perché vi faccio sta fino alle 3 di notte, io dormo poco. Vedi perché dobbiamo farlo. Uno solo non è finita, no, facciamo che devono stare almeno 10. Ok, ci sta. Vabbè, per chi è appena arrivato, qualcuno dice mi sono appena collegato, non vi preoccupate perché tanto questa resta online, quindi ve la potete rivedere da capo con capo. Prendetevi un'ora e mezza della vostra giornata per spararvi questo format. Però se la sparano. Yes, sì, assolutamente. Ciao a tutti e ciao anche Luca, Giovanni e Matteo per questa super bella chiacchierata che ci siamo fatti stasera. Ciao ragazzi. Alla prossima. Grazie. Buona serata. Ciao.